Bene, Romina, una sfogliatina all'ananas per la colazione la vogliamo fare? Come no? Perfetto, allora sfoglia, crema pasticcera, amarene, ananas sciroppato. Quattro elementi, dolce, molto semplice. Ah, e anche un po' di zucchero a velo col setacino. Sì. Intanto io prendo la sfoglia qua perché va tenuta in frigorifero fino all'ultimo momento. E soprattutto se la mettete già stesa in frigorifero, male non è, nel senso che io l'ho già stesa a 2 mm, ma ore fa. Perché se la sfoglia la stendi e la coppi subito diventa ovale, perché si restringe. Vero. Se invece la stendi, la fai riposare un paio d'ore in frigo, poi la coppi e avrai il risultato Non migliore. viene mai perfetta come la tagli. No, no, ma perché non si fa mai riposare abbastanza. Prendiamo una rondella d'ananas per guardare il diametro della sfoglia. Io direi che così va bene, deve essere più grande ovviamente rispetto alla. All'ananas. Non mi veniva, brava, grazie. All'ananas, perfetto. Allora, io coppo e tu metti in teglia. Uno vicino all'altro per evitare di fare troppi sprechi di sfoglia, perché non è vero che i ritagli di sfoglia non si possono utilizzare, ma saranno comunque sempre ritagli. Quindi meno ne facciamo e meglio è. Poi per carità, si fa riposare di nuovo la Non sfoglia e. si non lievita la sfoglia, posso metterli così. Puoi metterle anche abbastanza vicini, sì. No, non è che non lievita, anzi, allora, in diametro si restringe, in altezza ovviamente sale, e Sale. anche tanto, sale questa sfoglia, perché non è una sfoglia comprata, fatta da noi, ha uno sviluppo sicuramente migliore. Poi la spieghi la storiella di come mai certe cose che non hanno lievito lievitano in forno? In forno la sfoglia lievita per la lievitazione fisica, cioè la laminazione che diamo tra grasso e magro, quindi abbiamo la. Comunque poi. In Chi c'è Montesino mi piacerebbe fare anche delle puntate di pasticceria di base, che non abbiamo ancora fatto, ma sicuramente magari la prossima edizione ci dedichiamo alle basi. Perché secondo me fare le cose così belle è bello, però se poi uno non sa fare una buona sfoglia, sicuramente farà un prodotto mediocre, no? Ma è bello sapere anche il perché di certe cose, no? Perché quando lo sai Sì. ti comporti in maniera diversa. Soprattutto quando sai che differenza c'è tra una sfoglia comprata e una fatta, perché lì per lì uno dice: ma sì, cosa cambia? Quando poi la mangi ti rendi conto della differenza. Mettiamola in frigo che poi i ritagli li recupero, sicuramente dopo li recupero. Puoi allargare un po' nelle due teglie, è inutile fare una piena e l'altra mezza vuota. Prendi una forchetta, distribuiamo in maniera ben distribuita sulla teglia, anche qua allargale un po'. Allora, partiamo con questa sfoglia, quindi ben riposata, stesa 2 mm, coppata. Buchiamo molto, molto, molto bene la parte sotto e la parte centrale, non i bordi. Guarda, vedi come sto bucando proprio tanto fino a toccare la teglia sotto, ma solo la parte centrale, che è Perché quella così quella che vogliamo che cresca meno, mentre i meno bordi vogliamo che sale. crescano. Altrimenti rischia che se sale su tutta la sfoglia ti fa poi scivolare l'ananas giù perché cresce in maniera storta e ti scivola l'ananas giù poi. Metti che la sfoglia cresce, poi si storge un po' e l'ananas va giù. Ecco che allora bisogna bucare la parte. Poi prendiamo della crema pasticcera e delle amarene. Andiamo a fare uno spuntone di crema pasticcera. Abbastanza anche generoso, guarda, grosso come più o meno una noce col guscio. Mi piace quando specifichi. Sei talmente preciso, noce col guscio, non no. È per dare l'idea, no? Mettiamo 2 o 3 amarene nel centro. Anzi, queste guarda, le mettiamo anche dopo aver messo l'ananas, così ci viene anche più facile. Mettiamo la rondella d'ananas sciroppata e ben asciugata. Mi raccomando, è stata asciugata nella carta assorbente, perché altrimenti rischiamo di bagnare troppo la sfoglia. Metto la crema? Noce Metti la crema come una noce col guscio. col guscio, aspetta che prendo. Basta così, perfetto. Quando metti la rondella d'ananas devi vedere che la crema fuoriesce dal buco dell'ananas, però senza che ti esca fuori da altre parti, cioè dai lati della fetta, per intenderci, vai. Continua pure tu. Sì. Poi prendiamo le amarene e andiamo a metterne una o due centrali sopra la crema. Se sono grandine come queste, ne mettiamo anche solo una. Poi
ok? E dopodiché prendete il retro, diciamo, il manico di una forchetta e facciamo questo lavoro. 1, 2, 3, 4 e poi 5, 6, 7 e 8. Però per farla tutta bella uguale, facciamo prima i 4 uno di fronte all'altro, così è facile, lo dividiamo in 4. E poi ogni petalo ancora a metà, fino ben dentro, 1, 2, 3, 4 e poi così, così, così e così. Guarda che belline, vengono delle margherite con il centro dell'ananas. Vedere? Così. Sì. Vai bene in fondo, in modo tale, perché poi un po' tende a ritornare la sfoglia, no? Quindi vai bene in fondo, quasi sotto la fetta, senza paura. Che belle. Allora, questa è un'idea. Vi ho scelto l'ananas, ma si può fare con le mele, si può fare con la pesca sciroppata, si può fare con l'albicocca sciroppata, si può fare in tanti modi. È solo un'idea. Ovvio che la rondella di ananas si presta bene anche per un discorso estetico, no? Perché vi crea questa parte rotonda perfetta, no? Zucchero a velo sopra ogni petalo, soprattutto nella parte della sfoglia. In modo tale che in forno ci farà la crosticina caramellata. Sei concentrata, vedo. Sì. Vado, Devo farle perfette, le margherite. Ecco, vedi che adesso sei andata meglio perché sei andata più in dentro. La prima eri stata troppo leggera. Rischia che poi si perda il disegno. Devi proprio insistere fino sotto. Okay. E adesso la cottura. Che però potreste anche decidere di non infornarle subito adesso. Potreste decidere di infornarle fra una settimana. Quindi prendo e congelo. Mi tengo le mie sfogliatine in congelatore solo pronte da infornare quando voglio fare una colazione con un prodotto caldo fresco, perché la sfoglia più è fragrante meglio è. Okay. E quindi forno 180 gradi per 17-18 minuti. Aspettiamo. Sono preparato per la competizione di box. No, per sfornare. Andiamo a sfornare e sono pronte le nostre fantastiche sfogliatine, guarda che meraviglia! Bellissime! Guarda che meraviglia! Io non so se si capisce, ma adoro la pasta sfoglia. Ah, pensavo dicessi, non so se si capisce quali sono le mie. No! Gelatina neutra e andiamo a lucidare l'ananas e la marena e la crema, non la sfoglia. La sfoglia la lasciamo così com'è. Guarda come cambiano. Perché se no vai a mettere dell'acqua sulla sfoglia, la gelatina è a base di acqua, andiamo a smosciare la sfoglia ovviamente, no? Mi prendi un po' di oro, per favore, che facciamo una decorazione con l'oro. Oro. La gelatina neutra l'abbiamo appena scaldata a microonde. Guarda come cambiano le cose, Romina, da lucidate. Sì, è vero. A invece opache. Qui in pasticceria la parte del lucido è molto importante. Sembrano vecchie senza gelatina. Eh sì. In realtà le abbiamo appena fatte, ma guarda, se io ti dessi da scegliere, vuoi queste o vuoi queste? No, queste. Scegliereste queste perché le ho fatte io, quelle le hai fatte tu. Ah, certo, no. Sceglieresti queste perché sono lucide, ti dà l'occhio di freschezza, no, in realtà. Cosa mai preso come oro? Le pepitine, sì. Okay. Entrambi, sia la foglia che ma le... Ma guarda, ci metterei la foglia, se la prepari già... Così mettiamo un pezzettino di foglia oro su un lato. Questo e le andiamo, è oro vero? Impressione, quello è oro alimentare, nel senso che è oro vero, non è oro da decorazione di... A volte si trova anche quello per decorare i mobili antichi, no? Quello contiene del piombo. Questo invece è oro alimentare, oro 18 carati puro, non c'è altro, quindi
Si può anche mangiare, un po' come noi ci nutriamo di ferro, zinco, rame. L'oro è un metallo prezioso che non ci farà male alla salute, anzi. Quindi questo fogliettino qui... Tutte le mattine io faccio colazione con 100-150 grammi di oro. Tu no? Tu no? Io di più, sì. Ah, tu un po' di più. No, lasciamola qua, lasciala giù così. Questo fogliettino qui, quindi quanto costa? Un pacchetto da 8 fogli, vai di là per favore, Romina, un pacchetto da 8 fogli costa 80 euro. Ah, questa è quella lì che bisogna staccare, perché ne fanno di due tipi. Una che si stacca e l'altra che invece bisogna andare per immersione così. Ok, puntino d'oro sul bordo. Giusto per dare un po' di lucentezza. Guardate come diventano subito più preziose. È bellissimo. E dà luce, no? Vai, vai, vai anche tu. Sono io, provo. Prova, intanto io questo qua l'ho quasi finito, sto foglio qua. La gelatina vi aiuta anche a attaccare l'oro, eh? Voilà. Esiste anche l'argento in fogli così. Lo uso meno perché una volta l'ho messo su un dolce, la signora è tornata indietro e mi ha detto: Luca, era buonissima la torta, però deve fare più attenzione perché c'era dei pezzi di carta stagnola sul dolce. Dico: signora, abbia pazienza, ma era argento, non era carta stagnola. Quindi alla fine lo uso meno perché la gente fa fatica a capire la differenza tra la stagnola e l'argento. Mettiamo le sfogliatine nel nostro vassoio di servizio. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Guarda che meraviglia. Bellissimo. Non fanno gola queste sfogliatine? Facciamo un piccolo riepilogo. Quindi Romina, la lavagna è interrogata. Oddio. Piccolo riepilogo che ti chiedo. Sì. Domande, risposta. Sì. La sfoglia è meglio stenderla e copparla subito o è meglio stenderla e farla riposare? No, si stende, si fa riposare, altrimenti in cottura si restringe o diventa ovale o... Ok. Quanto la facciamo riposare e dove? La facciamo riposare una mezz'oretta in frigo. Se fosse anche due o tre ore è meglio. Mezz'ora è un minimo, sì, una fretta deve lavorare, mezz'ora è un minimo. Se sono due o tre ore, addirittura se la stendi la sera prima per il giorno dopo, meglio ancora. Così vedi che noi abbiamo coppato dei cerchi e dei cerchi abbiamo... la gelatina è calda. Cerchi e cerchi abbiamo. Se invece io coppavo e non facevo riposare, avrei ottenuto degli ovali che con l'ananas sotto rotonda sarebbe bruttissimo. Poi, le possiamo surgelare da cotte o da crude? Le possiamo surgelare da crude. La risposta è sbagliata. Le possiamo congelare da entrambe, cotte o crude, però è meglio da crude, quindi non è sbagliatissima. È meglio da crude, perché da crude poi le infornerò direttamente da congelate e avrò un prodotto pari al fresco. Se le congelo da cotte, le dovrò rigenerare in forno, avrò un prodotto buono, ma un 5-10% di fragranza l'avranno persa. Mm-hmm. Quindi tra le due strade preferisco congelarle da crude e infornarle direttamente da congelate. Ok? Poi, altra domanda. Solo l'ananas possiamo mettere sopra o altra frutta? No, qualsiasi frutta sciroppata. Qualsiasi frutta sciroppata. Quindi perché pesca... sciroppata? Diciamolo a casa. Perché fresca non penso che regga al forno, no? Regge il forno, ma mi butta fuori troppa acqua sulla sfoglia. Una pesca fresca, una fresca, lo sciroppato è più concentrato e ha meno liquidi e ti butta fuori meno liquido. Poi è più buona. Sempre che lo asciughiamo. E poi è buona la frutta sciroppata, è dolce e quant'altro. Ok? A meno che la mettiamo fresca, la frutta fresca. Sopo. Dopo il forno, cioè la cuociamo prima. E certo, poi... benissimo. Per esempio ancora si può fare così. Prendere dei lamponi freschi e decorare la mia sfogliatina all'ananas con dei lamponi freschi messi sopra, con delle fragoline e quant'altro, ma post forno. Sì. Allora quello è perfetto, perfetto. Bene, allora vi salutiamo con queste fantastiche, fantastiche. Ce la posso fare? Fantastici. Ma sai perché? Perché quando uno parla per ore e ore e ore, poi a un certo punto la lingua ti si inceppa, no? Queste fantastiche sfogliatine vi devo salutare perché fanno un profumo pazzesco e me ne voglio mangiare una. Alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao.